un'inesauribile collezione di Luciano Brigoli nasce Ciao Ezio. Che pezzi importanti ci sono esposti? Intanto ciao Ezio, perché era il saluto che era più facile fare a Ezio quando si incontrava a Bologna per strada, così, una persona semplice che, a cui ci si rivolgeva così. Poi abbiamo costruito 11 bacheche, nei 11 bacheche la carriera di Ezio, a cominciare da quando è venuto a Bologna nel 54 fino al 68, quando ha smesso di giocare per i tanti infortuni che ha avuto. In questa rassegna abbiamo messo delle cose importantissime: la sua maglia con lo scudetto, le sue maglie dell'Italia, dei mondiali del Cile e di Londra del 66, la giacca di rappresentanza del Bologna quando vinse lo scudetto e centinaia di foto. Penso che abbiamo dovuto selezionarne altrettante, e quindi abbiamo pensato in questo modo di fare un omaggio doveroso e dovuto a lui, ai suoi tifosi, a Alessandra e Emanuela, alla sua famiglia. Nello scatto immortale di Maurizio Parenti, con Tarcisio Burnic proteso in tuffo e Ezio che lo beffa facendo gol all'Inter, c'è l'icona ideale di questo personaggio meraviglioso, e la tua collezione ha impreziosito questa mostra con le maglie di entrambi i protagonisti di quello scatto e di quel gol. Sì, è stato un bello scoop riuscire a ritrovare la maglia di Burnic e, oltre a quelle di Pascuti che avevamo già, una mega foto dell'icona, come la chiamavi tu, e poi abbiamo fatto fare una scultura da un artista bolognese che riproduce esattamente quella partita, quel gol soprattutto, che è stato immortalato così bene da Maurizio Parenti. Quando si parla di Bologna, quando si parla di Ezio Pascuti, per noi vuol dire ritornare al Bologna, alle nostre radici, al nostro passato, a quei giocatori che hanno lasciato un segno. Pascuti ha lasciato un segno. Anche quando abbiamo inaugurato la mostra c'è stato veramente un momento in cui abbiamo sentito questa presenza sua sul nostro territorio, da bolognesi, da tifosi e da persone che amano veramente il calcio. Ezio ci ha insegnato questo.